Vai ragazzi, andiamo con la seconda partita in PES 2016 del MyClub. Ho cambiato un po', ho messo Cerci come trequartista ragazzi e niente, vediamo un po' come va. Come prima partita ragazzi, devo dire che non ho giocato bene, lo ammetto. Però poi il pareggio giustamente c'è stato, l'ho preso. Unica cosa che non ho capito è che perché con il pareggio il mio avversario aveva più punti e ha preso un punto lui, ragazzi. Non capisco questa cosa, giustamente. Vabbè. Comunque, vabbè, ma qui Konami deve ancora sistemare, diciamo, un po' di cose, no? Perché specialmente le difese, l'arbitro che fischia e non fischia e vabbè. Ragazzi, siamo alla prima settimana che è uscito il gioco, sono pochi giorni, ai ai ai, mi capita già un avversario di quelli pesanti, vediamo un po' la divisa, ok, posso giocare in bianco-azzurro, la squadra della mia città, vediamo che giocatore ha questo, ATS 99, ragazzi, io dopo questa partita cercherò di alzare, ma che è, un media shopping questo che compra? Robben Tevez, ragazzi, è pesante ora. Vabbè, io cercherò di fare la mia partita. Andiamo comunque dopo di questo gameplay, ragazzi. Ora perché due gameplay ve li piazzo, ma dopo questo gameplay, ragazzi, dovete aspettare qualche altro giorno perché devo alzare il TS della squadra, ok? Quindi e magari pescare qualche giocatore buono a centrocampo e così via. E chissà, magari se mi esce anche un Robben, un Aguero per fare un attacco più devastante. Però questo ora con Robben mi farà passare i guai. Sì, voi mi dite, tu hai Ronaldo. Sì, ho Ronaldo, ragazzi, ma Robben secondo me, ragazzi, come PES 2015 Robben è più forte di Messi a questo gioco, sì. Come lo vedo anche nel 2015. Poi magari sbaglio. Però per me è più forte Robben. Poi dite la vostra, ragazzi. Vediamo un po' come va questa partita. Va. Però ho messo di giorno io questa volta, ragazzi. Ho sbagliato io, vabbè. Non ho pensato a mettere l'impostazione allo stadio, vabbè. Colpa mia questa volta, ragazzi. Colpa mia. Quindi se qualcosa va storto è colpa mia e basta. Cerci. Certo che questo con Tevez e Robben io vabbè rispondo con Neymar e del guapo Ronaldo. Trova il compagno in ottima posizione. Ecco CR7 lì che già tirano. Fa il suo primo tiro della partita. Ai. Dalla dietro. Il portiere la calcia lontano. Ho sbagliato io qui. Ho messo io di giorno perché non mi ero reso conto che giocavo io in casa. Vabbè, sono un po' distratto oggi, ragazzi. Sono alle prime partite di PES. Ho fatto GP tutta la giornata e quindi sono un po' distratto. Maremma Maiala, ragazzi. Maremma Maiala. Devo correre ai ripari. Mi servono difensori e portieri. Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro. Questo Pescara scibrato parte male. Parte male. Bel pallone. Parte male su PES 2016. Vabbè. Me ne farò una ragione all'inizio. Poi, ragazzi, tranquilli che ora siamo all'inizio del gioco, il cavallo vincente si vede alla fine, si vede a lungo andare, chi parte al razzo arriva a cazzo, ragazzi, non è che io ve lo dico, quindi poi vabbè i difensori e poi si disinteressano di quello che fanno qui gli avversari, ma vabbè. C'è la palla lunga in avanti. Cerci. Vai Cerci, grande Cerci. Nani non arriva. Vabbè, il passaggio era deviato, è andato male. Nicolas Lopez. Cerca spazio. Riceve un po' a Coloccini, ma tu sei una palla nera, almeno. Ha dimostrato di fare qualcosina, Cerci. Non Lopez. Qualcosa di ai. Robby Kruse.
C'è l'opportunità per il contropiede. Si avvicina alla porta. Questo qui sa giocare. Sono io che ancora su PES. La respinta dal portiere. È stato splendido. Non vado come devo andare, ragazzi. Sono io, sono io. Vabbè, grande parata, insomma, dai, dai. Vabbè, ragazzi, io vi ho fatto questi due gameplay giusto per alleviare un po' l'attesa, ma sono ancora gameplay di prova questi, cioè, ancora iniziamo a fare sul serio, Ancora un ottimo intervento difensivo. Passaggio in avanti. E trova bene il compagno. Meno male lì che ho Benatia, ragazzi, altrimenti la giocata nello spazio. A Neymar, ma come la passi sta palla? Neymar, come la passi? Dai, però. Niente. Ok, ok. Ok, niente, ragazzi. Non sto giocando bene per nulla. Per nulla, Brado. Niente da fare, non passa. Arriva Cristiano Ronaldo. Non passo, no. Vai, guapo. Cristiano Ronaldo. Palla in avanti. Ti mangi pure sti gol. Vabbè, dai, devo iniziarti da centrocampo, ragazzi. Cristiano Ronaldo. CR7 ora si sta dando una svegliata, si sta dando una Soriano. Deve svegliarsi per forza, ragazzi. Deve svegliarsi, vabbè. La mette in avanti. Cerca spazio. Magari a TS90 giocherei già meglio, No. Abilità di tiro. Buona la conclusione. Meno male che l'arbitro qua non fischia, raga. Meno male. Quasi sempre in difficoltà il portiere. Cristiano Ronaldo. Dalla Nani la palla, dai, grande. Non fischia, non fischia proprio l'arbitro. L'arbitro è è un bastardone, ragazzi. Ormai ci rido. In questi primi gameplay, poi quando si inizia a fare sul serio non rido più, Cos'è successo? Fuori gioco, sì, vabbè. Solo quello fischia, ragazzi, solo il fuorigioco fischia. Fischia solo il fuorigioco, non ci credo. Vabbè, lì con Occini, vabbè, ragazzi, devo andare a fare un pack opening per forza, perché non riesce a mantenere il possesso di questa palla. Perché non si affronta. No, vabbè, guardate qua, guardate che scappa. No, gli ha fischiato il fallo. Gli ha fischiato il fallo. Ma dov'era il fallo? Ma dov'era il fallo? Vabbè, dai, gliel'ha dato. Regaliamo già i falli, va. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Ah, già porta sfiga pure il telecronista. Iniziamo bene. Occhio al tiro. Una botta di culo ho avuto, ci vuole. In porta non ho un portiere, ma vabbè, è un portiere. Sì, una palla oro però, ragazzi. Dai, fammi la fine azione, no. Il primo tempo. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che vabbè, comunque, ragazzi, hai i tre tiri in porta l'ho fatti, che ok, dai, la squadra può giocare ancora. Vai, iniziamo il secondo tempo. Ora questo piazza anche Robben e voglio ridere. E voglio veramente ridere, ragazzi. Eh sì. Ma come si tolgono le musiche in gioco che poi mi dà il copyright, Si parte per la seconda frazione di gioco. Via. Ma che si parte? Ma si parte che? Dai. Devo fare un pack opening, ragazzi, per forza. Per forza. Ottimo intervento di copertura. Palla profonda a cercare lo spazio. In qualche modo sono riusciti a cavare. Mi servono centrocampisti decenti. Centrocampisti decenti, ragazzi. Cerci. Cristiano Ronaldo. Nani. Dai, Nani, dalla prima sta palla, no?
Sei piccolo, sei agile, Cerci. Neymar. Cristiano. Vai guapo. Bella CR7. È il guapo, ragazzi. È il guapo. In questo secondo tempo subito gol. Conclusione potentissima, il portiere battuto. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Abituato a noi, ragazzi, vedere sto portiere che c'ho è stata una gara combattuta. È una barzelletta, è veramente una barzelletta, vabbè. Prova la giocata nello spazio. Poi con Coloccini in difesa, abituato a PES 2015, l'avevo tutti. Che poi Coloccini comunque è stato un difensore decente, ma ora fa metterlo come palla nera. Metterlo come palla nera adesso, ragazzi, dai, ce ne vuole di coraggio, Solo Konami poteva farlo, solo Konami poteva fare una cosa. E vabbè, ora piazza Robben questo qui. Che non lo so, vabbè, dai, devo toglierci, mettiamo Barnetta. E qui chi mettiamo, raga? Per forza, questo qui secondo me mette Robben. Mi smonta, mette Robben e Tevez. La difesa andrà a ballare non so cosa, Veramente, poi cantiamo la canzone, viene a ballare in Puglia qui, Vabbè, io ho messo Barnetta per forza, non perché sia meglio di Cerci, Ma Cerci ormai è stanco, Sansone, prova il filtrante. Attenzione! E il portiere risponde. Dai, una parata l'ha fatta, ragazzi. Morales, pronto dalla bandierina. C'è il colpo di testa. No, sto vedendo che cambia ha fatto questo, sto vedendo. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui. Il tentativo non ho capito se ha messo Robben, per il momento no. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Vai, vai Nani. Buona la sua iniziativa sulla CR7, mettiti lì, no? Che poi tiriamo da fuori, sfondiamo lì. Guapo, è guapo, non puoi sbagliare. Vabbè, ragazzi, non posso neanche richiamarlo più di tanto il guapo, perché ha fatto un bel gol prima, quindi. Vuole la profondità. Sansone. Aiuto, aiuto. Aiuto, ragazzi. Non si è fatto superare. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con no, ma cosa fanno? Morales. Grande Benatia, che è l'unico difensore buono che ho. È l'unico, ragazzi. È l'unico. Sansone prova la giocata nello spazio. Il portiere stava ripensando, stava dicendo: vado sulla palla o non ci vado? Ci vado o non ci vado? Alla fine è andato, perché si è ricordato di essere un portiere. Quindi Sansone. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Ecco, si sta ricordando di essere un portiere ogni tanto, ragazzi, Vabbè, mi servono dei centrocampisti. La mette sulla sinistra. Dai, Sansone. Speriamo che mi esce un Pogba. Cerca un Pogba, dai. Sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale. Ragazzi, anzi, sto Soriano. Non riesco a passare più. Occhio. Ha sprecato, per la verità, una grande opportunità. Dai. Soriano vuole la profondità. Non può sbagliare. È riuscito a passare. Ci prova di nuovo. Quella là, ragazzi, che parate miracolose. Lungo passaggio in avanti. Che botta di culo ho avuto. Che botta. Pallone in avanti. Vabbè, a centrocampo soffro troppo, ragazzi. Troppo, sì. Ma veramente soffro per soffrire, cioè. La conclusione. Vabbè. Vabbè, ragazzi, dopo queste due partite prendetevi queste, poi non poteva essere.
esserci un momento. Devo sistemare un po' la squadra. Non basta Cristiano lì avanti e Neymar. Grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Per risolvere il problema che ho, no. E passano in vantaggio. Il vero avversario ora è la stanchezza. E questo non ha messo neanche Robben e Tevez. Bisogna dire anche questo, Soriano. Cerca spazio. E trova il compagno. Prova il filtrante. Vabbè ragazzi, no. Sto giocando male, sto giocando veramente male. Mi servono dei giocatori per coprire i ruoli qui. Devo fare un pack opening, dai. Pack opening in arrivo, credo, Cerca lo spunto. Vabbè. Vabbè Neymar, non è colpa tua lì, se non eri marcato la mettevi a giro tranquillo. Jenkinson cerca la profondità. Trova il compagno in buona posizione. Vai! È il guapo! Così grande! Ha trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Devo sistemare. Mi servono. Credo che nessun portiere al mondo. Dai, anche un Di Maria va bene. Anche un Di Maria. Angolatissima. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. E vabbè ragazzi, un altro pareggio, ma meglio di nulla. È che soffro in certi reparti, non molto in attacco, ma in certi reparti soffro ragazzi. Dai, due partite, due pareggi, un pochettino, ma mi servono dei ruoli, dei giocatori. Mi servono alcuni giocatori ragazzi, devo coprire il centrocampo e così via. Bene, bene così, vai, Coloccini sale di livello. Ah, adesso mi ha dato due punti a me, va bene, col pareggio, ragazzi. Due partite, due pareggi, vabbè, comunque, dai. Ho meritato il pareggio, dai, è il guapo che non perdona. Oh, ragazzi, ve lo dico, adesso vado a registrare un pack opening, ok? Ve lo dico in diretta, in questo gameplay, registro un bel pack opening. Quindi, dopo questo secondo gameplay, arriverà il pack opening, ok? Vai! Un saluto a tutti, al vostro Diablotex. So che non sto giocando al massimo, ragazzi, ma... io gioco anche con il 4-3-3, per il momento non ci sono allenatori che mi consentono di far questo, e quindi, vai, secondo gameplay concluso. Piano piano inizieremo ad ingranare sempre di più, siamo all'inizio. Un saluto a tutti al vostro Diablotex. Ciao bandidos!